si sente questo rumor click quando... anche per vedere un po'. Non si apre qua, Pietro, se non si sente. Ciao. Ciao. Comincio io presentando. Dunque, io mi chiamo Pietro Barbetta, faccio psicoterapeuta, insegno sull'università psicologia dinamica. Vabbè, poi mi conoscete, quindi non so che faccia niente. Tere, vuoi presentarti? Pietro! Maria Teresa? Ho collaborato con Pietro da secoli, sì. E lo conosco da 90 qualcosa, 93. Poi abbiamo dato il ciclo d'anca insieme a Paolo, Gandhi, Matteo, Cinese, tutti che conoscete voi. E sarò presente da una Columbia, perché la tecnologia ce lo permette. Grazie. Io sono Roberta Amelio, ho conosciuto Pietro al tirocinio post laurea, ho una laurea in psicologia e ho iniziato a collaborare con lui dal 2002, poi mi sono formata come psicoterapeuta alla scuola di Garopardi. Pietro è stato anche mio didatta e bravo. Lavoro con Pietro qua con Gabri, Tere, al centro di lavoro d'arte come psicologa, psicoterapeuta e da poco un coordinamento sul servizio per gli stranieri di mediazione del tutto. Grazie, io sono Daniele Faccioli, vengo da Verona, faccio il psicologo da 30 anni. Mi sono specializzato con lo specie chimico del 44 e lavoro nel psicoterapia, ho lavorato in diversi posti e adesso voglio riprendere in mano qualcosa, visto che questo seminario che hai pubblicizzato sulla teoria sistemica, vediamo mettendo insieme questi autori cosa viene fuori. Cosa viene fuori? È interessante. Tema. Grazie. Sono Gabriele Leiberga del Centro di Tradenco. Conosco, ci conosciamo con alcuni di voi e spero naturalmente di conoscere le persone che invece non sono note, che si visitano, che ti conosco. Credo che questa sia una splendida occasione. Rimettere in campo il pensiero. Sono un po' pressato, mi sono laureato in scienza di educazione, ho conosciuto Pietro, Paolo, Roberta. Pietro, Paolo. È una maledizione. Nel primo collo armi nel 2001, credo, sì. In un teatro, una lezione, è stata abbastanza fulgurante come cosa, come esperienza. E ogni volta che lo ricordo, mi emoziono tantissimo. Sono anche al terzo anno per scuola di counseling per il centro di Duncan. La voce un po' così si sente tutti. Conosco, ho conosciuto anche Tere, ma proprio c'è un po' di gaff nella sua partenza. Sì, sono abbastanza emozionato, si vede. Non so
questa esperienza mi interessa, mi fascina, mi vedo l'ora di vedere cosa ti chiede. Io sono Michela Valieri, sono mia psicologa da pochi mesi e ho conosciuto Pietro perché ho fatto la tesi con lui e poi il mio post laurea. Ho fatto il corso poi al Centro Banca in psicodiagnosi, quindi diciamo che mi sono appassionata molto ai temi che trattano al centro e basta. Io sono un terzo Viviana, mi sono appena laureata nella triennale di psicologia con il professor Barletta. Ho fatto il tirocinio al Centro Isadora Duncan con Maria Teresa, Paolo e Gabriella, non seguito loro, e sono in attesa dell'inizio del corso di psicodiagnosi al Centro Isadora Duncan. Sono Beatrice Catini, vengo da una laurea in filosofia a Milano, facendo la quale appunto facendo un esame sull'isteria e l'isteria di Charcot mi sono appassionata, mi sono folgorata appunto da questi studi e senza rinnegare assolutamente tutto il mio percorso filosofico, anzi proprio per questo ho deciso di iscrivermi alla seconda laurea in psicologia qua a Bergamo e adesso in occasione del tirocinio ho conosciuto il professor Barbetta che appunto conosce dei miei interessi, mi ha proposto questa cosa e insomma. No, mettiti là perché deve arrivare ancora gente, devono arrivare i milanesi che come al solito sono sempre molto puntuali. Io sono Danila, devo ancora decidere se essere una paziente o diventare psicologa, intanto sono iscritta al secondo anno di psicologia e ho conosciuto il professore tramite le lezioni di dinamica e sono qui, prendendole un po' anche come terapia di gruppo. Io sono Alicia De Angelis, sono un educatore professionale, educatrice. Sono al primo anno del corso di counseling dell'Isadora Duncan e basta, pensavo di utilizzare un po' questo spazio come bigino. Bella questa. Io sono Mauro Danesi e sono uno studente del corso di psicologia, anche se in realtà mi occupo di teatro quasi tempo pieno e penso che diventerà tempo pieno presto. Sono Chiara Tettamanti e sono una psicoterapeuta formata al Centro Menegio di Terapia della Famiglia e dedico conosciuto a Pietro Barbetta. Collaboro ad oggi al Centro Marta di Bideco, quello che è stata grazie. E sono qui perché avevo una terribile mancanza delle idee fluttuanti e deliranti con le quali condividevamo i martedì con Pietro e il nostro gruppo. Poi c'era anche Roberta, quindi arriva a separare un po' i pesci randini. Sono Elena, sono una ritardataria cronica e sono terapeuta familiare al Centro Banca. Immagino che sono una parte fosse comunque motivazione sia qua. Adolescente di uno spazio di confronto e sì, soprattutto di uno spazio di confronto di crescita, di riflessione. Io mi chiamo Alberto Ghirini, sono laureato in scienze dell'educazione all'Università di Bergamo, dove ho conosciuto il professor Barbetta, Roberta, Paolo, Enrico, e sto facendo un dottorato di ricerca in antropologia sempre all'Università di Bergamo. In? Scusa. Antropologia. Al Cerco? Al Cerco, sì. Io sono Paolo Benini, psicologo, socio fondatore del Centro di Bianca. Posso dire, non mi ricordo quando, nel 97, non so, forse ho conosciuto Pietro, che praticamente mi ha guidato e ha permesso che anche io abbia sentito il contributo all'università, talmente insegno a Venezia, a Ca' Foscari, psicologia sociale, grazie prima a un dottorato di ricerca a Bergamo con Pietro e poi
grazie alla guida di Pietro che mi ha un po' accompagnato in questa nuova esperienza che circa 2 anni sono andato alla scuola di terapia di counseling. E perché qui? Perché penso che gli autori siano molto interessanti e penso che quello che Pietro può dire su questi autori è sicuramente un'esperienza di libertà di pensiero che mi va di provare. Io sono Enrico Attellina, di formazione filosofica, collaboro da un paio d'anni con Pietro in università. Sono qui per comodo per usare la testa. Un'occasione. Io mi chiamo Andrea Bella, sono una psicologa, mi sono laureata a Milano e adesso sto facendo un dottorato di ricerca in psicologia, poi in realtà in filosofia sempre a Milano. E ho fatto il corso di psicodiagnosi anch'io come Michele al centro di Fatala Duncan e mi interessano molto questi autori, quindi sono un po' più veloce. Io sono Cecilia, brasiliana, dunque scusi per l'italiano. Ho fatto un sacco di cose, penso che sono psicologa, però ho fatto anche filosofia, il master's è un lavoro corporale che è molto importante, una formazione, dunque pensare in questa intersezione fra Bateson, Foucault e Deleuze non conosco, mi sembra molto interessante. Dovrebbe arrivare ancora una persona che tra l'altro è la persona che ha l'unica persona che ha espresso un desiderio, nel senso che io a tutti ho mandato, a me, a quasi tutti ho mandato una prima mail in cui dicevo ditemi anche da dove vi piacerebbe cominciare. L'unica persona che ha espresso un desiderio, ho dato alcune opzioni, il sacro, il gioco, la frammentazione, una serie di temi, eccetera, che vengono a partire da una parte e dall'altra. L'unica persona che ha espresso un desiderio in questo senso, tutti gli altri o non hanno detto niente, oppure gli hanno detto va bene comunque, eccetera. L'unica persona che mi ha detto no, io vorrei cominciare dal sacro è Diego Valeri, che è un allievo del terzo anno della nostra scuola di counseling, è un educatore di Milano e quindi io, avendo come unica indicazione un'indicazione di Diego, mi sono preparato un discorso su quell'argomento là e adesso spero che piaccia a tutti, anche perché Diego che è l'unico che ha espresso un desiderio eccetera, quindi che penso in qualche modo si abbia pensato. In questo momento non è qui, speriamo che arrivi più tardi a tirarmi un po' fuori anche le castagne del fuoco, perché a questo punto bisogna vedere cosa intendeva anche lui e se io in qualche modo rispondo bene alle sue. Prima di cominciare io volevo proporgli alcune regole, tra virgolette, che magari del gioco, insomma, no? Sì, stiamo giocando e mettiamoci alcune regole. Le propongo, poi se vanno bene. La prima è questa: io pensavo di fare da qui alla fine dell'anno, cioè da qui a dicembre, una decina di incontri, di cui 4 li abbiamo già fissati e non si toccano, quindi magari più tardi ci mettiamo d'accordo sugli altri 6 che dovrebbero venire fondamentalmente dopo l'estate, perché l'ultimo dei 4 che faremo adesso sarà il 3 luglio, poi arriva l'estate, quindi dopo ripartiremo a settembre, quindi l'idea potrebbe essere quella di farne un paio di settembre, un paio a ottobre, un paio a novembre, no, uno a settembre, 2 a ottobre, 2 a novembre e uno a dicembre, insomma, una cosa del genere, poi ci mettiamo un po' d'accordo con le date. Pensavo di mantenere i giovedì sera, se vanno bene a tutti, però se invece ci sono delle opzioni alternative da settembre in poi le possiamo anche vedere, non è una cosa così vincolante, anche perché io fino a dicembre comunque la libertà c'era un giovedì sì e un giovedì no, perché l'altro giovedì
sono faccio didattica a scuola di specializzazione del centro di amministrazione della famiglia, però un giovedì ogni 15 giorni posso mettere appunto un incontro dalle 6 alle 8 senza problemi. Quindi questo è, vi proponevo quindi una decina di incontri. La cosa che vi chiedo è questa, anche per motivi economici, di spese eccetera, un impegno economico su questi 10 incontri, cioè che è anche un impegno di presenza, nel senso che se voi pagate questi 10 incontri tutti e 10, siete anche più invogliati a venire, e se non ci siete noi qui non ci perdiamo, anche perché André è mia assistente, anche Enrico è mio assistente, e quindi abbiamo anche delle spese varie di un certo tipo, e poi le faccio anche per la pagnotta, tra virgolette. Quindi poi alla fine ci mettiamo d'accordo, ne parliamo, però l'idea è quella di chiedervi questi 10 incontri. Dopo, alla fine di questi 10 incontri, noi possiamo decidere se andare avanti o se fermarci, insomma, se andiamo avanti per non pensare a un seminario permanente, quello poi vediamo, eccetera, eccetera. Se invece ci fermiamo, oppure possiamo decidere di fare delle cose diversificate, differenziate. Se invece ci fermiamo, punto e basta. Ecco, una cosa importante è che ogni tanto io devo ricordarmi di fare così con la manina, se qualcuno vede che si diventa buio qui, faccia questo gesto con la manina su questo, non è niente di erotico, si tratta di titillare un pochino il mouse, insomma, proprio alcuni secondi. E non so se darà qualche piacere a te questo movimento, chi lo sa, va bene. E ci vuole anche la nostra età, si è contenta anche di questo. Allora, quindi partiamo dal sacro, e naturalmente partendo dal sacro si parte da Bateson, perché l'autore che il sacro lo ha tematizzato, nel senso che qui c'è già un invito alla lettura. Ci sono due opere di Bateson, ci sono due opere meno frequentate, soprattutto dai psicoterapeuti, i quali di Bateson conoscono di più Verso un'ecologia della mente e eventualmente come secondo libro Mente e natura, che sono un po' state anche le prime opere tradotte in italiano da Bateson. Invece poi sono state edite nel tempo, negli anni 80 soprattutto, e poi a venire anche più recentemente, altre opere di Bateson. Vi faccio un quadro di quello che so io delle opere che sono state edite in italiano. C'è una prima opera che uscì molti anni fa per la casa editrice Mulino e che è scomparsa dalla circolazione assolutamente, con un'opera che hanno scritto Bateson e Reusch, che si intitola Communication, la matrice sociale della psichiatria. In italiano credo che il titolo sia soltanto la matrice sociale della psichiatria, in inglese si intitola Communication, the social matrix of psychiatry. Questo è stata un'opera molto importante, che fu tradotta da Mulino, forse la prima opera di Bateson, tra Mulino, se non sbaglio, e che Mulino dopo un po', come suo costume, ha fatto sparire dalla circolazione, per cui adesso è difficile persino trovarla in biblioteca quest'opera, però è un'opera molto importante. Questo, diciamo, in ordine temporale, anche se non in ordine temporale rispetto alla biografia di Bateson, anche se non in ordine temporale rispetto alle pubblicazioni in lingua italiana delle opere di Bateson, un'opera molto importante è Naven. Naven è, in ordine temporale, la prima opera di Bateson. Vi do anche qualche, come dire, dato biografico. Naven è un'opera di antropologia ed è un'opera su un rituale che appunto si chiama Naven,
che è un rituale che è stato fatto, molti di voi lo sanno, è un rituale che è stato svolto, che si svolgeva, non credo che si svolga più perché non so neanche se ci siano più queste popolazioni ad oggi, comunque è una popolazione che sono gli Yatmul, ed è un rituale che avviene di tanto in tanto periodicamente in questa popolazione, in cui gli uomini si vestono da donna e le donne si vestono da uomo, gli uomini si comportano come delle donne e le donne si comportano come da uomo. Questo rituale, secondo Bateson, ha una certa funzione, che poi magari più avanti approfondiremo, eccetera, eccetera, rispetto a quel concetto che lui usa lì e che è diventato molto importante per i terapeuti familiari, che è il concetto di schismogenesi. È un'opera che è un'opera del 36-38. Biograficamente succede che Gregory Bateson era in Nuova Guinea e mentre lavorava lì ha incontrato due antropologi americani con i quali ha scambiato due chiacchiere. Lui si chiamava Reo Fortune e lei si chiamava Margaret Mead, e quindi i tre si sono incontrati, era una coppia, moglie e marito, i tre si sono incontrati lì, hanno cominciato a chiacchierare e pare che la sera succedeva che questo Reo Fortune, che era un pochino più anziano degli altri due, dicesse: scusate, io sono stanco, vado a dormire. E insomma si è sorto un amore tra Gregory Bateson e Margaret Mead, per cui Margaret Mead poco tempo dopo divorziò da Reo Fortune e sposò Gregory Bateson, i quali a loro volta poi divorziarono tra di loro, perché lei si innamorò di un'altra antropologa, cioè di Ruth Bennett, mentre lui si risposò ed ebbe altri figli, altre figlie e figli. Poi le altre opere che ci sono in lingua italiana, perché non tutto è stato tradotto di Gregory Bateson, sono Verso un'ecologia della mente, che ho citato, che è una raccolta di scritti uscita in inglese all'inizio degli anni 70, in Italia, 72 se non sbaglio, e successivamente invece un'opera che si intitola Mente e Natura, che mi pare sia uscita alcuni anni dopo, e poi vari saggi, vari articoli, varie opere, eccetera, eccetera, che più o meno inedite, più o meno pubblicate, conferenze e via dicendo, che alla morte di Gregory Bateson, questo è un altro aspetto importante della sua biografia, Gregory Bateson, intorno al 1976-77, a Gregory Bateson fu diagnosticato un tumore che gli dava 6 mesi di vita e che non aveva nessun tipo di possibilità di guarigione. A quell'epoca Bateson, non so se in seguito a questa diagnosi o già, viveva in una cittadina negli Stati Uniti, della California se non sbaglio, che era una città, siamo nell'epoca, negli ultimi anni del movimento hippie, una città molto frequentata dagli hippie, eccetera, e fece delle cose anche molto interessanti, tra cui per esempio sottoporsi a degli esperimenti sugli effetti dell'LSD con uno di quelli che studiamo, appunto, l'efficacia dell'acido lisergico, e sopravvisse nonostante la diagnosi di tumore che gli dava 6 mesi di vita, sopravvisse a questa diagnosi, diciamo, è sopravvissuto alla diagnosi, ha scritto un libro sulla diagnosi, è sopravvissuto alla diagnosi per 4 anni, fino al 1981, quindi molto di più. E quando poi è morto, tutti pensavano che fosse morto per la evoluzione del tumore, mentre invece si accorsero post mortem che lui era morto per altre ragioni, non ben chiarite, tra le quali che soffriva dei fuochi di Sant'Antonio, ma non credo che sia stato neanche quelli che l'hanno fatto morire, ma comunque insomma pare che non sia morto per l'evoluzione del tumore.
questa è una cosa interessante, no? Per cui poi dietro anche a questa cosa qui si è sviluppato un po' un movimento francescano nei confronti di Gervezzo, miracolistico, eccetera, eccetera, quindi questo discorso dell'ecologia della mente, eccetera, eccetera, dal quale io in generale tendo a tenermi intanto, tendo a tenermi un po' distante, perché non ho, e questo comincerò col sacro, ma io con la mistica ho dei rapporti un po' particolari e quindi non mi sento, insomma, uno di quelli che per essere un seguace di Gregory Bateson si deve mettere i fiori nei capelli, andare a San Francisco, suonare la chitarra, eccetera. Successivamente, quando Gregory Bateson morì, Gregory Bateson fece il suo lascito testamentario, cioè quando un intellettuale muore c'è qualcuno che prende il lascito testamentario, che quasi mai è da me, quasi sempre sono un'altra cosa, non sono soldi, ma sono carta con su scritto delle cose. Il lascito testamentario di Gregory Bateson fu acquisito da questi due signori, la figlia di Gregory Bateson, Mary Catherine Bateson, supposta coautrice dei metalloghi, poi lei spiegherà che lei non c'entra niente con i metalloghi, che erano idee del padre, che erano anche tratti da spunti che, di relazioni o di colloqui che aveva con la figlia, ma non sono delle trascrizioni reali dei colloqui tra lui e la figlia. Mary Catherine Bateson, che è la prima figlia di Gregory Bateson, cioè l'unica figlia che Gregory Bateson ha avuto con Margaret Mead, una bambina ieri conosciuta che racconta che quando aveva 3 anni era sotto le telecamere perché dovevano guardare video, ma allora non c'erano le telecamere, c'erano le macchine da presa, perché avevano con lei un approccio antropologico tra polpi che allevavano nel salotto per studiare i comportamenti. Di solito uno un polpo se lo fa con le patate, invece Gregory Bateson li allevava nel salotto in un acquario per vedere il comportamento dei polpi, delfini e cose varie, gibboni che aveva in casa, e via dicendo. C'era anche questo animale, questo essere umano, diciamo, che è cresciuto con loro e che è una persona deliziosa, tra l'altro è un antropologo di un grande livello, che ha fondato anche un centro che si chiama Centro per gli Studi Interculturali, in cui c'è una parte dell'ascito di Gregory Bateson. Quindi lei è una delle due depositarie dell'ascito di Gregory Bateson. Vuol dire depositarie dell'ascito, che di Gregory Bateson ci sono tante cose scritte, ci sono ancora tante cose non scritte, che se si vuole pubblicare qualcosa bisogna chiederlo a Mary Catherine Bateson. Mary Catherine Bateson ti dice di sì oppure ti dice di no. Questa è una cosa interessante. Un'altra cosa interessante, per esempio, che verso un'ecologia della mente, che è la prima opera, che in inglese intitola Steps to an Ecology of Mind, quindi passi verso un'ecologia della mente, ha pubblicato nella edizione inglese delle cose, questo è un mistero, che non sono state invece pubblicate da lei, cioè nell'edizione italiana. Post mortem sono stati pubblicati fondamentalmente questi due libri, poi vi dirò che è stato pubblicato ancora qualcosa, ma diciamo fondamentalmente questi due libri, che sono a cura, appunto, uno di Mary Catherine Bateson, anzi addirittura una co-authorship di Mary Catherine Bateson e Gregory Bateson. Quindi hanno concordato prima che morisse l'uscita di questo libro come un libro assieme, cioè Gregory Bateson ha chiesto a sua figlia: questo libro è un libro che tu integrerai e che poi io vorrò che noi firmeremo insieme. E poi invece l'altro depositario dell'ascito di Gregory Bateson si chiama Rodney Donaldson, conosciuto da me nel 1991, rivisto nel 1993, come avete visto, prima a Mestre e poi a Filadelfia, un signore molto interessante, che tra l'altro nel 1991 aprì la American Society, il congresso dell'American Society for Cybernetics, a cui partecipavo, di cui ero componente all'epoca anch'io, che si aprì con un dibattito interessante tra due signori. Uno dei due sosteneva la tesi Why I am a cybernetician,
cioè perché sono un cibernetico, e questo signore si chiamava Ernst, si chiama con la lingua, anche se la prima 90, è un caro amico, anche lui non aveva, si chiama Rodney Don, si chiama Ernst von Glasersfeld, è un altro signore che invece sosteneva Why I Am Not e si benedisce, e questo signore era proprio Rodney Don. Quindi nel 1991 ad Amherst Rodney Don spiegava perché lui non è un cibernetico, che ha curato l'opera con più pagine, no? Anche proprio da livello, che è questa Una sacra unità. Quindi ci siamo altri passi verso un'ecologia permanente. Ero da fuori d'angolo perché c'è su delle e la coperta di Link. Altri passi verso l'ecologia della mente. In quest'opera il titolo Una sacra unità è un titolo assolutamente significativo. Sebbene, e naturalmente si parla in più passi del sacro, sebbene del sacro si parli molto ovviamente anche in questo libro che si titola Dove gli angeli esitano. Il titolo italiano Dove gli angeli esitano traduce il titolo inglese Angel's Fear, cioè paura degli angeli, che è tratto da un verso di Yeats, se non ricordo come il problema si chiama di Yeats. Quindi Angel's Fear, che sarebbe la paura degli angeli, il timore che hanno gli angeli. E in questo testo, che è un testo su cui io voglio cominciare a dare alcune cose, c'è una cosa molto importante di un'esperienza specifica di Yuri Bezzon. Per finire con la bibliografia di Bezzon, dirò alcune cose ancora. Una cosa è questa: il terzo grande, come dire, depositario dell'ascito di Gregory Bezzon si chiama David Lipset, che è il biografo di Bezzon, cioè ha scritto una biografia di Gregory Bezzon. No, dicevo di tirare il computer. Ah, pensavo che volessi dirlo. Il terzo è Rodney Donaldson, che ha scritto appunto una biografia, scusatemi, David Lipset, che ha scritto una biografia di Gregory Bezzon, e che è venuto a Torino, io l'ho conosciuto recentemente a Torino quando nel 2004, in relazione al centenario della nascita di Gregory Bezzon, che è dato nel 1904, Paolo Beltrando e Marco Bianciardi, cioè l'associazione di STEM di Torino, organizzarono un convegno molto importante, molto interessante su Gregory Bezzon. Questo convegno fu molto importante e molto interessante perché parteciparono molte persone che avevano conosciuto personalmente Gregory Bezzon, e ovviamente forse il più importante, uno dei due tra i più importanti, era proprio David Lipset, che è il biografo ufficiale di Gregory Bezzon. In più sono state tradotte ancora in italiano altre opere che sono delle parti di quelle che sono state chiamate le Massey Conferences. Le Massey Conferences sono delle conferenze che sono state tenute in una certa epoca in cui Gregory Bezzon era un po' l'organizzatore di conversazioni fatte con altri studiosi. Tra questi studiosi era presente Margaret Mead, ed era presente, ve ne dico due che mi vengono in mente perché sono due importanti, ed era presente Erik Erikson, che non è Milton Erikson, ma Erik Erikson. Milton Erikson è il famoso ipnotista che ha avuto dei rapporti a Palo Alto con Gregory Bezzon, eccetera, eccetera, che poi, da cui poi è stata inventata la PNL, la promozione linguistica. Erik Erikson, che era quello che partecipava alle Massey Conferences, è uno psicoanalista molto famoso che ha fatto anche degli studi di antropologia, di cui sono state pubblicate parecchie opere in lingua italiana, per cui sicuramente la più importante, la più significativa è Infanzia e Società. Tra l'altro c'è uno studio molto bello sull'infanzia dei bambini Sioux, sull'allevamento di infanzia dei bambini Sioux.
Questo è tutta l'opera che io sappia, più o meno, grosso modo, pubblicata in lingua italiana, in cui c'è il pensiero di Lenzo. Ovviamente, quella che mi è capitato di leggere adesso, più o meno. Ho letto anche delle cose in inglese non pubblicate a suo tempo, ma insomma. Parto da questo libro, Angel's Fear, che parto che è, sono un insieme di capitoli, in cui molti di questi capitoli sono dei capitoli che in qualche modo riguardano conferenze che sono state fatte da Gregory Bateson in diverse epoche storiche, o articoli scritti da Gregory Bateson, eccetera, eccetera. Tra questi, sicuramente il più interessante dal mio punto di vista, che io di solito cerco di dare da leggere alle persone, è quello che è scritto nel mondo del processo mentale, cioè il capitolo secondo, ed è un capitolo su cui credo che lavoreremo molto qui, che è il capitolo più delirante che io abbia mai letto in vita mia, quindi entusiasmante, che è una delle, sono le pagine più, più interessanti e più liberatorie per quello che abbia letto in vita mia. Però diciamo oggi io volevo invitarvi invece a leggere, intanto per cominciare, per passare poi ad altri, se possibile, dei passi, perché qui ci sono una serie di connessioni che vi propongo, dell'introduzione, cioè del primo capitolo, che si intitola l'introduzione, che fu scritto appunto due anni. In questa introduzione, tra le altre cose, appunto, si spiega brevemente perché, cioè Mary Catherine Bateson spiega perché nel 1978 suo padre, dopo aver scritto Mente e Natura, aveva pensato appunto di aver avuto questo cancro, la chiama in California, gli dice: guarda, non mi resta molto da vivere. Lei era a Teheran, in quel periodo là, a Teheran c'è ancora la Roscia. La chiama e le chiede di aiutarla a scrivere questo libro, quindi è proprio un libro che scrivono insieme. E il primo titolo che lui pensava di dare a questo libro era Where Angels Fear to Tread. Che gli stolti si precipitano laddove gli angeli esitano, cioè è Pope, scusate, non è Yeats, il poeta, Alexander Pope, ed è For Fools Rush Where Angels Fear to Tread, cioè perché gli stolti si precipitano laddove gli angeli esitano a mettere piede. Questo era l'idea iniziale, poi il titolo sembra un po' lungo e quindi credo che questi versi di Pope siano molto importanti da prendere in considerazione. Che gli stolti si precipitano laddove gli angeli esitano a metter piede. Qui quindi fools non è inteso nel senso dei pazzi, ma è inteso nel senso degli stolti. Tra appunto pazzo e stolto, tra folle e stolto, c'è una bella differenza, per quanto stultizia sia il termine che Erasmo da Rotterdam usa quando scrive L'orologio della follia. Però credo che quel termine stultizia in latino non abbia lo stesso tipo di senso che ha invece il termine full, tradotto giustamente stolto in italiano, per Pope quando scrive questi versi. Nel senso che tra follia e stoltizia lo stolto non è il folle, lo stolto è appunto quello che si precipita dove gli angeli esitano a mettere piedi, dove gli angeli hanno paura di mettere piedi.
Quindi lo stolto è quello che arriva subito a delle conclusioni. Tanto per intenderci, nel nostro campo, nel mio ramo, lo stolto è quello che parla male del DSM-4 senza averne detto neanche una riga. Perché per pubblicare il DSM-4 non è conosciuto bene. Lo stolto è quello che parla male del DSM-4, non parla male di psicofarmaci senza sapere che cosa sono psicofarmaci. Parla male della psicoanalisi senza sapere che cosa funzionerà studiata. Lo stolto è quello che si precipita verso un giudizio, ed è esattamente il contrario di quello che io vorrei che noi facessimo in questi seminari, perché tutte le volte che qualcuno di noi, me compreso, si precipita, no? E fa lo stolto, perché ci capita a tutti di fare lo stolto, gli altri li affermassero e dicessero no, però pensiamoci un attimo, forse non è che ci pensi per ragionare ancora un po'. Insomma, in questa introduzione vi leggo un passo che è molto importante e che ci collega a un altro pezzo, ed è questa. L'importanza di tutta questa formalizzazione, scrive Merito Tendenza, mi divenne più evidente negli anni 60. No, qui è Bezzo che scrive, quindi lei che trascrive le parole di Bezzo. L'importanza di tutta questa formalizzazione. È molto difficile e interessante questo libro perché si usa sempre il pronome personale individuale, non si usa mai il noi, però tu non capisci mai a chi dei due si riferisce questo mi. È chiaro che all'inizio, quando dice nel 1978 mio padre Gregory Bateson terminò di scrivere Mind and Nature, qui sta scrivendo lei. Tu vai avanti leggendo e appunto qui dici l'importanza di tutta questa formalizzazione mi divenne più evidente negli anni 60, e qui è chiaro che invece chi sta parlando è Gregory Bateson. Per cui una cosa interessante dello stile di questo libro è che sono due persone, come il mistero della Santissima Trinità, sono due persone che scrivono, ma padre e figlia, no, perché la divinità è femminile, la Trinità è maschile, la divinità è femminile, non lo so. Sono padre e figlia che scrivono, però usano il pronome personale io o me o mi eccetera, in maniera tale che il lettore è come se leggesse un unico testo. L'unica nota che ci fa capire più avanti, cioè spiegherà la figlia nell'introduzione, l'unica nota che ci fa capire, che ci dà qualche indicazione, è che ogni tanto gli innesti della figlia, cioè le cose che la figlia dice, insomma, dopo che lui è morto, io per far uscire sto libro pensavo che ci mancassero dei pezzi qua e là, che ho fatto dei momenti, no? Delle cose che secondo me mio padre avrebbe sviluppato, che comunque io, insomma, mi piaceva sviluppare, e ci abbiamo messo dentro. E quelli dice, li trovate tra parentesi quadre. Quindi quando voi leggete a un certo punto trovate le parentesi quadre, quel pezzo che è dentro la parentesi quadre è completamente farina del mio sacco, mentre tutto il resto è o farina del sacco di mio padre, o farina di un impasto che non so se mi... Però insomma, voi pensate che io sia un mio unico, anche se siamo un padre. Del resto, Gregory Bateson aveva scritto un'opera che si intitolava La cibernetica dell'io, e appunto diceva che secondo lui l'io aveva poco senso, no? Che era più un'idea di serie cinema. L'importanza di tutta questa formalizzazione mi divenne più evidente negli anni 60, quando la psicoterapeuta junghiana Jane Wheelwright mi fece conoscere i Septem Sermones ad Mortuus di Jung. Qui poi c'è una nota, i sette sermoni per i morti, o appunto sette sermoni ad mortuus, è un'opera che Jung ha pubblicato nel 1916 privatamente, per esempio, non l'ha pubblicata privatamente, cioè l'ha scritta e l'ha data da lettere, come stiamo facendo con noi, in questo mondo di adepti, no? Ma non voleva che quest'opera venisse resa pubblica. Jung nel 1916 era già abbastanza famoso, già da 4 anni aveva rotto completamente con Freud, aveva messo su la sua società di psicologia analitica, aveva già una serie di seguaci, eccetera, eccetera, e quando scriveva di solito
non aveva grosse difficoltà a pubblicare su varie riviste di ricerca. No? Lui scrive nel 2016 questo Sette sermoni per i morti e lo tiene lì. Una cosa che sarebbe interessante è vederli. Vi dico subito una cosa, li trovate su internet. Se voi su internet scrivete Jung, Sette sermoni per i morti, la prima voce che vi viene fuori è proprio il testo dei Sette sermoni per i morti. Sono una decina di pagine, si leggono anche, per leggerli si leggono anche velocemente, per capirli, se capisce una Madonna, si capisce molto poco, quindi posso rileggerli. Perché Jung non ha voluto pubblicarli in questo? Perché aveva paura che lo considerassero un po' psicotico. Beh, quello che succede, se voi leggete alcune biografie di Jung, parlano del fatto che Jung ha passato, ha attraversato una fase in cui, come dire, aveva dei disturbi che lui stesso si era diagnosticati come psicotici. E quindi, come dire, non era del tutto registrato, tra virgolette, per quello che per noi è molto importante. Legge non è tutto registrato, eccetera, eccetera, quelli del tutto registrati sono dall'altra parte. E però aveva paura appunto di essere, perché? Perché in quel libro lui parla, dice di aver parlato con i morti e che i morti gli hanno rivelato alcune cose. Adesso si trova comunque per l'opera di Jung, Ricordi, sogni e riflessioni, per la Rizzoli si trova sempre che. Comunque su internet. A quel tempo, dice sempre Benson, a quel tempo stavo preparando la traccia di quella che doveva diventare la mia, e qui citiamo un altro signore, vedete come il pensiero è fatto di pensiero di pensiero. Sette sermoni ad morto, sì. Allora, questa Jane Wainwright mi fece conoscere i sette sermoni per i morti di Jung. A quel tempo, negli anni 60, stavo preparando la traccia, cioè stavo preparando una conferenza, in quella che doveva diventare la mia Korczybski Memorial Lecture. No? Poi vediamo chi è questo Korczybski. Questo testo si trova in Verso un'ecologia della mente, verso la fine di Verso un'ecologia della mente. Noi abbiamo un testo che si intitola Forma, sostanza e differenza. No? Che cosa si sostiene in quel saggio? Korczybski Memorial Lecture. Si sostiene una tesi che non è di Bateson, tutti pensiamo che sia di Bateson, tutti la citiamo come la tesi di Bateson, ma non è una tesi di Benz, è una tesi di Alfred Korczybski. La mappa non è il territorio. La mappa non è il territorio. Diciamo, la mappa non è il territorio. Allora, Korczybski, chi era questo Korczybski? Era un ingegnere, però era anche un filosofo. Tuttora esiste un istituto che si chiama Istituto di Semantica Generale, che è stato fondato da Korczybski negli Stati Uniti, sembra quasi una sede, una cosa. È un autore molto poco noto, credo che non sia stato mai pubblicato niente negli anni di Korczybski, anche in inglese è stato pubblicato qualcosa, ma non so se si trovino le opere di Korczybski anche in inglese. Fondamentalmente l'idea di Korczybski, la mappa del mio territorio, significa ci sono, come dire, due livelli differenti, un livello è il livello delle differenze o delle distinzioni, e questo livello è il livello che pertiene al dominio delle osservazioni umane. L'altro livello è l'indifferenziato, la mappa non è il territorio. Il territorio è l'indifferenziato, la mappa è il livello delle distinzioni.
A quel tempo stavo preparando la traccia, appunto, e cominciai a riflettere sulla relazione tra mappa e territorio. È vecchia questa cosa, mappa nel territorio, eccetera, eccetera, no? Però andiamo avanti, perché qui Bezzon ci dice delle cose. Uno qui potrebbe dire, vabbè, ma questa cosa qui non è il primo corso di scrivere, no? Cioè, se dovessimo andare indietro a vedere chi è che l'ha detto per primo, forse, non so, potremmo dire che è stato Kant, no? Kant per primo, una famosa svolta copernicana, la famosa svolta copernicana, no? Rispetto a quando dice Hume aveva capito, eccetera, eccetera, però ancora non c'è la famosa svolta copernicana, e che noi ci regoliamo, cioè non siamo noi che ci regoliamo sulle cose, ma sono le cose che si regolano su di noi, diciamo, no? Cioè siamo noi che regoliamo la nostra osservazione, la nostra percezione attraverso l'estetica, l'analitica e come si chiama la terza? Ragion pura, ragion pratica e ragion pura, nella la prima parte che è l'analitica trascendentale, la estetica trascendentale, intuizioni spazio-tempo, poi l'estetica trascendentale, l'analitica trascendentale, le categorie a priori, e la terza parte sarebbe gli schemi, che è una cosa che abbiamo utilizzato adesso, si stanno scervellando, sostituiamo gli schemi per il libro di Hume sottolineava la differenza, questa è la parola invece libro, l'opera di Hume, questa opera qua, sottolineava la differenza tra il pleroma il mondo puramente fisico governato solo da forze e urti. Se poi voi andate a vedere nei sette sermoni per i morti, il pleroma è una cosa veramente affascinante, interessante da vedere, perché il pleroma è il pieno e il vuoto, è la luce e il buio. Potremmo dire, forse esagerando o dando un'interpretazione che non darebbe fastidio, l'insensato. Il mondo puramente fisico, governato da forze da urti, pleroma, e la creatura, il mondo governato da distinzioni e differenze. Mi divenne chiarissimo che c'è una corrispondenza tra i due insiemi di concetti e che non ci possono essere mappe nel pleroma, ma solo nella creatura. Qua la storia si compie. Perché? Perché fino a 5 minuti fa pensavamo, se la mappa non è il territorio, questa è la distinzione di Korzybski, se il pleroma non è la creatura, allora risolto il problema, no? Il territorio è come il pleroma e la mappa è come la creatura. E no, come direbbe Deleuze, la chose c'est beaucoup plus compliqué. A me piaceva sempre quando c'erano questi casini, dire no, la cosa è molto complicata, e si grattava la testa, non ci sa, c'è qualcosa, c'è sempre qualcosa in più qua, è un giustizio, no? Dove gli strutti si buttano in mano, ah, di solito, capito, cioè, no, qui c'è, qua dice una roba, penso che è interessante, dice, e la creatura, il mondo guardato a distinzione e differenza. Mi viene chiarissimo, che cosa mi viene chiarissimo? Che c'è una corrispondenza tra due insiemi di concetti e che non ci possono essere mappe nel pleroma, ma solo nella creatura. Quindi le mappe sono nella creatura, ma il territorio non è il pleroma. No? Questa è una cosa molto importante. Che differenza ci sarà tra il territorio e il pleroma? Non lo so, ma secondo me sì. Non c'è una semplice analogia tra mappa e territorio e pleroma. Ciò che porta dal territorio alla mappa è la notizia di una differenza. E a quel punto mi resi conto che la notizia di una differenza era sinonimo di informazione. Io per adesso
direi che abbiamo detto un bel po' di cose. E volevo... perché volevo qualche feedback, nel senso che è un po' una riflessione. Perché qui abbiamo Kant, abbiamo citato Kant, perché Gezzo non cita Kant, ma dice la cosa in sé, no? Parla della cosa in sé. Ricordate che Kant aveva parlato della cosa in sé, non so, al liceo, quando ti spiegano al liceo Kant ti dicono Kant differenziava il fenomeno dal nulla, no? Che poi la famosa svolta copernicana. Cioè Kant dice, può darsi che ci sia anche qualche cosa là fuori. Però quel qualche cosa là fuori, lui non si può mai percorrere esattamente, io lo chiamo, nella prima edizione della critica della ragione pura, avevo insistito un po' di più su questa questione qui, io la chiamo non umido, no? Cosa in sé. Poi, invece, gli esseri umani sì, sono loro che, come dire, costruiscono le cose, no? Cioè sono loro che creano le cose, in qualche modo. E le cose che creano gli esseri umani le chiamiamo fenomeno. Questo vaso che io percepisco, lo percepisco attraverso non il fatto che quel vaso lì è lì, ma il fatto che io dentro di me ho a priori, diceva Kant, no, dei sensi e poi delle categorie e poi degli schemi, no, che mi permettono, no, la famosa estetica trascendentale, cioè la prima parte del libro della cultura, i due sensi a priori sono il senso dello spazio, appunto, il senso del tempo. Quindi per esempio attraverso il senso dello spazio io osservo e vedo questo vaso. Nella seconda edizione critica della ragion pura accentua ancora di più questa tematica del fenomeno, lasciando un po' da parte, no, l'idea della l'inversione delle cose in sé, e lavora soprattutto appunto su la critica di una ragione pura, cioè la critica di una ragione che possa dar conto del nostro ragionamento, della nostra razione, del nostro pensiero, del nostro intelletto. E appunto questo va. Filosofie neocantiane e fenomenologiche anche hanno poi ripreso da Kant questa teoria qua. Le abschattung, no? Gli adombramenti, come chiamava Husserl, no? Poi aver visto il vaso, no? Non riesco mai a vedere il vaso, no? Allora cosa devi fare? Fai il giro del vaso, no? E ogni volta che guadagni, qui c'è un'ombra, no? Il vaso qui ha l'ombra del vaso, ogni volta che guadagni una prospettiva ne perdi un'altra, qui il vaso era più chiaro, non è lo stesso vaso, no? Qui il vaso era più chiaro, no? Io poi mi giro, voi siete seduti e quindi non potete vedere, ognuno di voi ha un punto di vista sul vaso, io invece mi sto girando, mi sto rendendo conto che nella temporalità che segue la mia osservazione del vaso, io vedo che il vaso cambia, si modifica, qui il vaso, questo per esempio è importante per gli studiosi di estetica, di arte, qui il vaso è più scuro e c'è un'ombra, qui proietta un'ombra, quindi c'è qualcosa che mi serve. Che posso calpestare questa ombra oppure no, cioè che cosa il vaso ha. Quindi la differenza tra cosa in sé e fenomeno. Poi c'è la differenza tra il pleroma e la creatura, e quindi c'è Jung. Ma Jung assolutamente è l'opposto di Kant. Cioè, Jung scrive questa roba qui, dice me l'hanno detto i morti. Cioè, è l'opposto, no? Se voi pensate, Kant ha inventato questa cosa qui, il massimo della, cioè è il principe dell'illuminismo, no? Il più alto livello di filosofia razionalistica e quindi laica e illuminista non era Kant. Jung l'opposto. Jung dice, ho sentito i morti, non so se è un sogno, se è qualcosa, un sogno all'occhio aperto, un delirio, diciamo, sette sermoni per i morti sono un delirio, è un delirio in cui ci ho visto i morti, e allora io mi sono accorto che c'è la Roma, c'è la creatura, c'è la Roma, c'è la creatura, c'è
c'è un mondo, che è tutto pieno, tutto vuoto, che è tutto luce, tutto buio, eccetera, eccetera. E poi ci sono le distinzioni, ci sono le differenze. Korzybski dice la mappa non è il territorio, che è una cosa, insomma, che sta un po' una via di mezzo, tra i due, no? In fondo a questo istituto di semantica generale. Però lì c'è un problema, no? Che è il problema, noi oggi stiamo parlando del sacro, no? Lì c'è un problema, che è il problema di capire quest'altra cosa qua, no? Cioè che cosa sarà mai questo pieroma, che cosa sarà mai questa creatura, che cosa sarà mai questa cosa in sé, che cosa sarà mai questo territorio, insomma. Qui, un altro pensatore tedesco vicino al neocantismo, però molto autonomo anche, che era Max Weber, che era un sociologo, no? Lui voleva rendere la cosa immediatamente pratica, dice una famosa frase che è: la cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso e del divenire storico. Cioè, perché noi possiamo fare cultura, dobbiamo fare delle differenze, lo chiamano sezione finita, l'infinità priva di senso. Allora potete immaginare questa infinità priva di senso, no? Come uno che perde il senso, quando noi perdiamo i sensi, l'infinità. Siamo dentro, non so se a qualcuno di voi, a me ancora non è capitato, forse mi capiterà tra poco, speriamo che sia uno di quelli temporanei e brevi, uno stroke, no? No? Ci sono quelli di 24 ore che sono fantastici. Vai in ospedale, stai in 24 ore sotto osservazione, ti mandano a casa, non ti succede niente, sei di nuovo come prima, ci sono quelli un pochino più gravi che allora cominci a straparlare. Però in uno stroke probabilmente, no? Tu c'hai questa esperienza, no? C'hai l'esperienza di perdere i sensi, cioè c'hai l'esperienza di una confusione. Sarà capitato anche a voi, insomma, no? Prima di andare a dormire, no, non lo so. È capitato fisicamente. A te è capitato. E quella roba di il transitorio, dura 24 ore, è una cosa che può capitare, o comunque quando vi addormentate, oppure, non so, a me non è mai capitato, per esempio, di svenire, però magari qualcuno deve essere capitato di svenire, no? È una cosa ancora di questo tipo. Oppure se prendete, non so, questo non si può dire, comunque eventualmente se qualcuno di voi ha preso qualche volta dell'acido lisergico o qualche altra sostanza stupefacente, alcune, non tutte, queste sostanze, perché dipende, se bevete del vino fuori pasto si perdete un po' i sensi, però piano piano, lentamente, ce ne sono invece altre che vi buttano tutto un tratto, no? Situazioni di questo tipo, insomma, situazioni in cui voi, come dire, perdete completamente i sensi, no? E va bene, ci fermiamo un attimo qui perché volevo sentire qualcosa da voi, avete qualche osservazione. Il sacro, stiamo parlando del sacro. Non so se può anche dire cos'è per uno di voi il sacro, cos'è per me il sacro, cioè uno dice per me il sacro è andare a messa domenica mattina, perché anche quello è per me. Una cosa che mi viene comunque rispetto al tema della pleroma, creatura, il sacro, che è la genesi. Perché la genesi nasce. Richiamo immediatamente questa materia indifferenziata, il vuoto, che è il pieno della materia e l'assenza di materia, un eccesso di materia e l'assenza di materia. E nella genesi interessante, nelle versioni, alcune versioni poi studiate sulla genesi, come la creazione non avviene perché Dio dice e luce fu, ma perché c'è un processo di distinzione, di separazione della luce e del buio, e questa separazione di luce e buio emerge, si differenzia la materia. La materia esce da una dimensione indifferenziata per iniziare
a differenziarsi. Questa è come prima riflessione. È una riflessione molto buona, molto interessante. L'inizio della genesi, l'inizio della differenziazione. L'inizio della differenziazione, per cui richiama moltissimo sempre di Pleroma, questa dimensione fisica, dimensione fisica connessa ad un territorio che non è mai del tutto mappabile, che sfugge sempre alle distinzioni, alle differenze, per quanta separazione tra luce e buio il mondo possa generare, figuriamoci l'umano. Evoca Borges, uno dei racconti di Borges, nel quale un famoso geografo costruisce una mappa così particolareggiata da corrispondere al territorio, ma una mappa che naturalmente corrisponde al territorio è una mappa che non si più ricopre completamente il territorio, ma nello stesso tempo non può mai essere questo pleroma, questo territorio, questa dimensione che appartiene al territorio, che ha sempre in sé una dimensione di indifferenziato, anche perché è la creatura che in qualche modo la fa. Tele, ci senti? Ci senti tu? Noi no, perché non stai parlando nel microfono. Adesso sì. A me mi senti, agli altri poco, quindi gli altri devono alzare un pochino la voce, oppure venire qui. Allora, ti faccio il mio riassunto. Secondo me la cosa più importante che ha detto Gabriella riguarda il tema della Genesi, no, la Genesi. Lei si riferiva, credo, alla Genesi in primo luogo, all'inizio della Genesi, proprio come opera sacra, e quindi la chiamiamo col suo nome vero, la prima parte del Tanakh, cioè la Torah, no? L'inizio, la Genesi, è l'inizio dell'Antico Testamento, no? Che è comune ai ebrei, ai cristiani e agli islamici, ai cattolici. E a me piace pensare, tu hai pensato alla Genesi, io volevo ributtare anche tra gli altri, non solo la Genesi come opera sacra, ma anche alla Genesi come processo genetico, come Genesi, no? Non c'entrano i Genesi, quelli che sono, però non so, forse anche sì, però quelli io non me ne intendo. La Genesi è anche processo, come processo genetico, perché questo ci ispira a una fonte che secondo me è importante, magari una fonte non del tutto consapevole in Bateson, ma una fonte molto importante che è comune secondo me Bateson, Deleuze e Foucault, e che noi non abbiamo ancora menzionato. Abbiamo menzionato quello che la stragrande maggioranza dei filosofi considera il più grande filosofo della modernità, cioè Immanuel Kant, un filosofo che Deleuze dice essere un filosofo che va letto soltanto dai filosofi, perché gli altri non ci capiscono un accidente. C'è un altro filosofo che Deleuze ama più di Immanuel Kant, e che anch'io amo più di Immanuel Kant, e che è un filosofo Deleuze dice un filosofo per non filosofi, cioè un filosofo che possono leggerlo anche in un filosofo, anzi in certi punti Deleuze dice meglio se non filosofi, perché anche pare che quando l'abbiano letto i filosofi ci fossero sempre molto arrabbiati in questo senso, ma ne parliamo tra un po', perché è una sorpresa magari dopo. Prima vorrei che venisse fuori. Mi piacerebbe che questo tema della Genesi, la Genesi vuol dire che qualcosa deriva da qualcos'altro, no? E questo qualcos'altro deriva ancora da qualcos'altro, no? Aristotele sempre lo diceva, qualcosa deriva da qualcos'altro, no?
sapete il famoso albero di Porfirio, che poi è una formalizzazione dell'opera di Aristotele, no? Qualcosa deriva da qualcos'altro, poi qualcosa deriva da qualcos'altro, poi qualcosa deriva da qualcos'altro, poi qualcosa deriva da qualcos'altro, ad infinito. C'è anche Darwin, fantastico. Anche Darwin. Con la selezione naturale. La selezione naturale, l'evoluzione della specie. In un certo senso anche lui dice, no, qualcosa deriva da qualcos'altro. Spiega in che modo, Darwin, perché è importante per la scienza? Perché spiega in che modo qualcosa deriva da qualcos'altro. Dice, non è come pensava Lamarck, che qualcosa deriva da qualcos'altro perché la funzione crea l'organo, no? Ma dice, ci sono delle mutazioni genetiche casuali e poi c'è un adattamento prevedibile, poi c'è un adattamento prevedibile. Diceva qualcosa in più, che diciamo è stato un po' per anni abbandonato da Darwin, e che poi recentemente alcuni studiosi, per cui più importanti sicuramente un sistema, abbiamo persa la tele. Io penso perché Francesco mi sta chiamando, almeno dobbiamo un video. Come facciamo? Ecco qua. Dai, ci riprendiamo. Sì, assolutamente. Puoi anche venire più avanti. Ah, perché non riesce più a stare in linea, c'è qualcosa. Diciamo, Darwin aveva. Darwin aveva descritto nei dettagli questo processo e nelle sue descrizioni erano molto più complesse di come poi è stato interpretato per molti anni, fino a quando Stephen Jay Gould si è accorto di una serie di pezzi che i darwinisti, diciamo classici, si erano un po' dimenticati, perché Darwin era sempre curioso di sapere come mai gli uccelli hanno le piume, no? E diceva, non me la spiego questa cosa qui, no? Cioè la storia che gli uccelli hanno le piume e che attraverso le piume riescono a volare, c'ha qualcosa, non me la spiego ancora, no? Fino a quando poi a un certo punto ha detto, sì me la spiego, le piume servono a, come elemento termoregolatore e il volo è una cosa del tutto casuale, no? E allora ha inventato il caso del caso. Non c'è più il caso, cioè non è più solo l'ambiente, no? Che casualmente seleziona alcune mutazioni, ma sono anche le mutazioni che a volte casualmente selezionano alcune forme adattive rispetto all'ambiente. Il caso del caso, no? La exaptation. Ecco qua. Ci sei? Sì, può succedere purtroppo. Aspetta che ti metto a tutto schermo. Continuo a chiedere, ma adesso ti vedo. Ok, allora si è parlato della Genesi, poi si è parlato di Darwin. Perché il discorso è la Genesi, quindi qualcosa che deriva da qualcosa, che deriva da qualcosa, che deriva da qualcosa. Altre cose che mi vengono in mente? Tenetevi liberi di sparare tutte le cazzate come anche girare intorno a un vaso. Vabbè, sono libero. A me rispetto al sacro vengono dei riferimenti che sono un Rudolfotto, il sacro come cantandere, come completamente, assolutamente altro. Attaccato ferocemente da Rambelli, non lo so, però dà l'idea di una
quindi le attività del sangue. È un altro primo volume delle filosofie delle forme simboliche di Cassira, in cui c'è tutta un'analisi molto bella di, appunto, del mondo del sacco. Mi ricordo in particolare il discorso sul tempio, sulla delimitata dello spazio sacro, che era appunto il ritaglio di una parte di mondo che diventava appunto in qualche modo correlativamente altro e si costituiva come mediazione. Anche lì Cassirer saccheggiato poi brutalmente. Cassirer, neocantiano, razionalista, grande filosofo, grande studioso che aveva lavorato sempre all'Istituto Warburg, saccheggiato poi da Messie Eliade, no? Il quale è Messie Eliade in struttura e funzione del mito, appunto, o anche Durkheim, no? Che aveva anche lui detto spazio sacro, spazio profano, eccetera. E invece Rudolf Otto, quando c'è un autore che non conosciamo, tutti quanti, dobbiamo dire, questo qui non lo conosco. Rudolf Otto, io lo conosco. Rischiosissima questa traduzione. Rischiosissima. Sarebbe un continuo. Canti che ti passo, ragazzi. Il posto mi è venuto in mente, sei uno sacchiottone per mettere in ignoranza, uno sacchiottone per i perciotti. Un centravanti, un centravanti del verde. Rudolf Otto, quello che ha scritto, che sappia io, l'unico libro che mi è capitato di leggere, poi non l'ho mai più sentito, è Il Sacro, un libro che è stato tradotto a Feltrinelli molti anni fa, che si intitola Il Sacro. E è interessante Rudolf Otto, perché è un filosofo assolutamente vituperato da molti filosofi classici, diciamo, kantiani, tanto per intenderci, perché è un filosofo profondamente irrazionalista, no? In comune questi due signori, Cassirer e Rudolf Otto, anche se da punti di vista molto diversi, perché Cassirer dal punto di vista più, come dire, scientifico-razionalista in un certo senso, e Rudolf Otto invece da un punto di vista molto più irrazionalista, misterico, mistico, descrivono il fenomeno del sacro. Allora, il fenomeno del sacro, appunto descritto da Cassirer, il fenomeno di tutte le popolazioni, si delimita per esempio lo spazio del sacro, lo spazio del sacro. Ed è anche nella filosofia delle forme simboliche, appunto, dove lui dice c'è la mediazione, no? Ogni cosa è sempre mediata, la cultura, cioè noi non possiamo entrare in relazione con niente se non attraverso una mediazione simbolica, filosofia del sacro. E lui dice, nel sacro questa mediazione simbolica è data dal fatto che c'è uno spazio che è lo spazio del profano, in cui tu costruisci, non so, l'arte delle frecce, quelle robe là, eccetera, eccetera, e poi c'è lo spazio del sacro. E quando entri nello spazio del sacro il mondo cambia. Quindi c'è questo passaggio, lo spazio del profano e lo spazio del sacro. È come se entrando nello spazio del sacro ti avvicini, per usare il linguaggio di Bezzo, ti avvicini un po' di più al pleroma, no? Ti avvicini un po' di più al pleroma. E quella roba lì invece, Rudolf Otto la descrive come un'esperienza interiore, no? Un mistero tremendo e non luminoso, no? Cioè lì sei di fronte al sacro, il primo. Quindi descrive proprio degli orgasmi, no? Cioè quest'uomo era molto... Leggere Rudolf Otto è leggere delle letterature eroiche, cioè, in qualche modo il sacro è ciò che si sottrae alle distinzioni, allora. Eh? Il sacro è ciò che si sottrae alle distinzioni. Ciò che si sottrae. Che si sottrae, che non riesce a pervenire a una sufficiente distinzione. Ciò che va al di là di ciò che può esistere. Sì, ciò che ci sottrae, cioè che tu cerchi di, ma lui si sottrae, no? E quindi... Il sacro si sottrae alle distinzioni. Per esempio, alcuni parlano di, scusami, alcuni parlano di un'esperienza che è un'esperienza sacra fatta da un profano, che è, mi pare Pompeo Magno, se non sbaglio, uno dei primi, mi pare che fosse Pompeo Magno. Quando conquista Gerusalemme, decide di violare
il Tempio di Gerusalemme e decide di girare il Tempio di Gerusalemme dicendo che cosa ci sarà mai nel Tempio di Gerusalemme, questi poveracci pastorelli qua che non c'hanno una lira, noi ero romano, cerchiamo i nostri templi, qua che d'oro massiccio, cose fantastiche, cosa questi qua, cosa. Allora decide di entrare a cavallo con un drappello dentro il Tempio di Gerusalemme, dicendo vediamo, a me non mi stupisce niente, vediamo che cosa mi può stupire. Entra dentro a cavallo, appena entra nel Tempio di Gerusalemme, si blocca, si ferma e rimane un po' lì. Che cosa c'era nel Tempio di Gerusalemme che avrebbe voluto atterrire l'imperatore o sconvolgere un po', insomma, poi dopo si compone. Però che cos'è che poteva aver avuto questo effetto sull'imperatore romano, che aveva tutto, che all'epoca non c'era niente di niente. Che cosa c'era nel Tempio di Gerusalemme? Bene, nel Tempio di Gerusalemme c'era niente, non c'era niente. L'unica cosa che poteva sconvolgere in questo modo qui era il nulla. Non c'era niente, non c'era un'immagine, non c'era una raffigurazione, non c'era ben niente. E lui dice, questa non ci avevo pensato, io ho pensato a un pieno, invece qui mi trovo di fronte a un po'. Non è moschea spesso, non è moschea di ma a me viene in mente l'evoluzione del sacro, cioè, come è un processo che poi è avvenuto all'interno, anche come sezione naturale, sostanzialmente, lo possiamo vedere. No, quindi è un processo che va avanti nel tempo e... sì, che va avanti nel tempo questo processo, no? Lei mi chiedeva adesso, ecco, il processo, come sta andando. Dov'è il territorio, diciamo, in cui gli stolti stanno andando? Se noi siamo gli stolti, io non lo so. Ecco. Lo sa, magari sì. Appunto, può darsi che noi certe volte quando appunto lavoriamo con le persone ci chiediamo ma facciamo bene a entrare in certi territori, perché poi certe volte molto ti chiedi. Vale la pena, se tu sei all'altezza della situazione, eccetera. Ecco. Quindi mi chiedono su questo, sì, possiamo andare dalla Genesi, possiamo vedere, ecco, come anche le religioni abbiano cavalcato questo concetto del sacro, però sappiamo che non è quello il discorso del sacro. Non so, per esempio il sacro adesso nella neuropsicologia cos'è? Quello che si vede dentro all'interno del neuroimaging, sì. Sì, è quella cosa lì che si vede, no? Che sappiamo che poi da lì genera qualcos'altro, ecco. E è ancora una cosa da scoprire, però insomma già si vede, non lo so. Tu qui hai fatto una connessione che secondo me è importante tra il sacro e l'etica, perché sei andato a toccare a me un aspetto che è quello della nostra professione, no? Cioè quando noi incontriamo delle persone e facciamo psicoterapia con delle persone, non solo psicoterapia, qualsiasi altra cosa facciamo con quelle persone con cui lavoriamo, tutti quanti di noi lavoriamo con la gente, con le persone, si lavora con appunto i pazienti, tra virgolette, si lavora con gli utenti, non lo so, però tutti quanti lavoriamo. Quella cosa lì che noi incontriamo, andiamo a incontrare, c'è una componente di sacro, cioè c'è il sacro lì, perché il sacro lì è allora quell'aspetto etico per cui noi dobbiamo sempre domandarci che cosa stiamo facendo, fino a che punto abbiamo il permesso dal punto di vista etico di entrare, ma anche di cambiare, no? Perché il problema del cambiamento, per esempio, è uno dice cambiamento, non so. A me per esempio non è mai andato molto giù, non ho mai gradito molto per i miei gusti, diciamo, personali, il signor Vazza, no? Non ho mai gradito molto. Perché? Perché lui secondo me era un po' stolto, nel senso andava un po', lui leggeva Bezzone e poi faceva, scriveva la conclusione delle cose di Bezzone, no? E Change, no? C'è un'opera di Vazza, di altri, che si intitola Change, cambiamento, è stata un po' questa cosa,
che è un po' la Bibbia, no? Una delle Bibbie, no? Di molti tempi, cambiamento, le parole d'ordine, cambiamento. Però il problema che si sarebbe posto Bateson, il credo, sarebbe quello, un cambiamento sì, quando, dove, come, no? Perché un conto è dire cambiamento, un conto è poi vedere se per esempio tu hai permesso, no? Di poter cambiare una persona, no? Forse questa persona vuole cambiarsi. Per cui questo è un problema che è il sacro e anche quindi ci pone un problema che è il problema dell'etica. Scusa, come? L'etica. Il problema. E qui ci sono tante storie che si potrebbero raccontare. La storia di Mario Ziletti. Mario Ziletti è un pittore schizofrenico. Pittore schizofrenico di Verona. È morto, no? Ziletti era uno schizofrenico che poi è stato portato a un certo punto in questo ex manicomio di Verona. È simile. È quello che l'arte Egitto è nel museo di Lucerna della Tua. Però si chiama si chiama Zilletti. Questo signore qua, comunque si chiama, questo signore qua aveva a un certo punto durante il suo ricovero manicomiale aveva una schizofrenia, aveva una diagnosi di schizofrenia molto grave, tra l'altro non parlava neanche più, somiglia un po' alle ultime fasi di Antonio Rutto, cioè faceva soltanto dei versi, così. Questo signore qua però a un certo punto durante l'esperienza manicomiana, negli ultimi anni dell'esperienza manicomiana, avevano aperto vicino al manicomio, bisognava fare una passeggiata in un prato, in un bosco, un atelier di pittura, seguito da due pittori. E questi si sono appunto accorti che questo signore qua, chiamiamolo Ziletti, non ci darei il nome, Carlo, aveva delle doti. E infatti ha composto una serie di opere che sono state anche esposte quando c'è stato qui a Bergamo la mostra Oltre la ragione. Prese appunto dal museo di Losanno di Lucerna, mi ricordo in Svizzera, insomma, il museo dell'Art Brut che sta in Svizzera. Tutte le sue opere, o quasi tutte le sue opere, sono esposte là. Poi un giorno è successo una cosa interessante, è successo che quel manicomio lì l'hanno chiuso, è successo credo nell'epoca della riforma Vasaglia, forse un po' prima, insomma, perché mi pare che questo uomo sia morto nel 75, quindi un po' prima, l'hanno chiuso e hanno aperto un nuovo reparto psichiatrico, più di carattere ospedaliero, moderno. E in questo nuovo reparto psichiatrico, siccome nel vecchio manicomio c'era questa esperienza in questo casotto, un po' umido, un po' così, hanno aperto un atelier. Quindi uno dice, fantastico, prima dovevi andare a fare una passeggiata, no? Dipingere in questo cosettino in mezzo di locato, eccetera. Adesso c'è un atelier tutto per te, tutti i materiali che vuoi, tutto quello che vuoi, eccetera. Da quel momento lì Ziletti non ha più dipinto. Da quel momento lì Ziletti ha smesso di dipingere, Ziletti o il nome. Questa persona non ha più, non ha più dipinto. Ed è interessante quest'altra cosa. Non ha più dipinto. Non ha più dipinto, però ha ripreso ad avere un po' di linguaggio e ha ripreso ad avere rapporti. Io ho visto un'intervista, mi ricordo la Venezia, quando ero all'Università di Venezia, ho visto un'intervista in televisione di un fratello che piangeva, diceva negli ultimi anni della sua vita come è migliorato, infatti ci vedevamo ancora e avevamo ripreso a parlare. Lui che non ci voleva più vedere, che da 20 anni, qualcosa del genere, non ci voleva più vedere. Questo è un problema etico, no? Io mi ricordo che lì cominciai a pensare all'etica, no? Cioè ha smesso di dipingere, però ha ripreso ad avere relazioni.
prima non aveva relazioni, però dipingeva. Che cosa è successo lì, no? Allora mi domandavo, ma con quale diritto questo equipe no, ha fatto questo togliendomi quello? Che cosa preferiva lui? Ma non lo sapremo mai, ma insomma non voglio dire che uno è giusto e l'altro è sbagliato. Neanche se esiste una relazione per cui è successo. La cosa che colpì molto loro fu questa trasformazione, questo cambiamento discontinuo, soprattutto nelle relazioni con le altre persone, perché c'è l'occhio psichiatrico, si occupa delle relazioni con le altre persone, si occupa di individui. E nel momento in cui si occupa delle relazioni con le altre persone, se per vent'anni questo qui fa troppo, e poi a un certo punto chiama il fratello e gli dice ciao, come te stai, no, eccetera, parlando Veneto, eccetera, il fratello, sei contento, no, di vederti, si abbracciano, eccetera, lo psichiatra dice, questa persona sta riuscirendo, insomma, poi è morto, però insomma, c'è stato questo tipo di cambiamento, ha comportato due altri tipi di cambiamento. Sì, io temo di essere un po' stolto, però questo è legittimato per dire sì. Anche le cose, ci provo. La mappa non è il territorio, è una cosa che dire, disorienta un po', no? Può essere anche un po', può creare delle inquietudini perché ci rende insicuri, no? E mi chiedevo se il sacro in un certo senso è anche quella cosa che riesce a riempire un vuoto che si crea in questa espressione che il mondo sfugge un po' alla mente e la mente sfugge al mondo, no? Perché resta lì. Anzi, a volte magari può succedere che ad arte viene anche esagerata la differenza tra mappa e territorio. Io penso che domenica, per esempio, al di là dei risultati delle lezioni, sia successa una cosa che ha a che fare col sacro. Qualche cosa che si è presentato come una cosa sacra, qualche cosa che dava un'idea che con quella mappa puoi leggere i territori, no? E non so, mi viene da pensare che il sacro quindi ha molto a che fare anche con il mistero. Sicuramente mi veniva in mente una cosa interessante. E dopo un po' di anni, un giorno, un seguace di Bateson, quello che secondo me ha interpretato meglio di tutti i pensieri di Bateson, che è stato Heinz von Förster, no? A un certo punto, un giorno, giusto perché è uno spirito di contraddizione incredibile, pare che abbia detto, ma io dico questo, io dico che no, la mappa è il territorio. Però lo disse nei termini non che il territorio è la mappa, ma la mappa è il territorio. Cioè, gli propose esattamente l'esperienza di Rudolf Otto nel sacro, no? La mappa è il territorio, vuol dire l'unico territorio dentro il quale posso addentrarmi è la mappa, no? Allora gli disse no, la mappa è il territorio. Mi ricordo un dibattito di cui ho visto video a Bologna tra Cecchini e Fruggeri, e non sono ancora più chi altri, in cui appunto Cecchini aveva letto questa cosa di confrere stare semplicemente dicendo sì, non aveva sbagliato, la mappa è il territorio, perché la mappa è il territorio, ma non nel senso che il territorio è la mappa, ma nel senso che la mappa è il territorio, non ci sono altre che mappe, non c'è nessun territorio, non c'è nessun territorio lì dietro, dietro la mappa, se tu sfondi la carta della mappa c'è il vuoto, non è dietro la mappa, che è il territorio, c'è soltanto la mappa, non esiste il territorio, no? Aveva questa cosa. Una domanda di rievo, dunque, dalla mia piccola passeggiata, filosofia, sì, che c'è stata analitica, dunque, per me era un poco così frustrante, perché sembrava un po', seguendo un po' l'accensione di Gabriella,
Sin sacro è tutto, chi è l'origine, scusa italiano, Genesis, cioè non è neanche l'opposizione al profano, perché è più che questo, perché se è l'opposizione è già relazionale, è già nel mappa. Sembra che dunque basta, che possiamo dire questo, perché si può, perché si dire già dentro della cultura, dentro delle relazioni, dentro del mappa, dentro di tutto. E dunque facciamo solo questa constatazione. Che sempre sono un mappa, la linguaggio, la relazione, e vabbè, e c'è qualsiasi cosa che è un mistero, ma ok. Ma, e dunque. Quindi tu dici, se non ho capito male, posizione di Cassire, per esempio, posizione di Cassire è c'è il sacro e c'è il profano, c'è uno studio scientifico sulla questione, no? E quindi dice il sacro e il profano sono in relazione tra loro. Un po' come la mappa del territorio di Korzynski, no? C'è un territorio, c'è una mappa. Noi non potremo mai conoscere il territorio, però possiamo approssimarci al territorio attraverso la mappa in qualche modo. L'altra posizione, invece, quella, no, la mappa è il territorio, tra virgolette, sembrerebbe più una posizione del tipo il territorio non c'è, no? Esistono solo mappe. Quindi una posizione in cui tu non stai osservando un fenomeno, no? Tu puoi dire, va bene, ok, osservo un fenomeno, dentro questo vaso c'è il sacro e fuori da questo vaso non c'è il sacro, c'è il cassino, no? E quindi qui possiamo inventare un rito, eccetera, eccetera, no? E questa è una posizione. E l'altra posizione invece è la mappa del territorio, no? C'è cercare di andare dentro al vaso per vedere che cosa c'è dentro il vaso. Allora io descrivo la mia esperienza di entrare dentro nel vaso, no? Descrivo la mia esperienza, chiudo il foto per dirla, no? Descrivo la mia esperienza di entrare dentro nel vaso. Nel descrivervi la mia esperienza di entrare dentro nel vaso, io vi dico qualcosa che passa dentro di me, non vi dico qualcosa che succede fuori di me. Sono due posizioni differenti. Non che una è giusta e l'altra è sbagliata, ma sono due posizioni molto differenti, no? Allora ogni tanto ci serve prendere la posizione, come dire, etnografica, antropologica, un po' fredda, no? Di dire, va bene, quello lì è un sacro, tutto questo è profano, noi siamo un gruppo di profani che fanno delle cose, scrivono, no? Si costruiscono dei accendini, eccetera, no? Mentre lì dentro noi, dentro c'è il sacro, che è il posto dove i locali, i nativi, e anch'io potrei essere uno di loro, vanno dentro, no? Io potrei andare a messa come nativo di qui, a Israele, no? Sinagoga, Shabbat e compagnia bella. Un altro è invece dire sì, però quando io vado dentro lì, no, quando vado dentro lì, che cos'è che mi succede, no? Che cos'è che mi passa dentro? Allora io posso anche raccontarvi quello che mi passa dentro quando vado dentro lì, però quando vado dentro lì e vi racconto quello che passa quando vado dentro lì, io vi racconto una cosa che non so se è la stessa cosa che riguarda anche voi se andate dentro di prima. È una mappa, quindi. Racconti una mappa. Quindi che cos'è? Potrebbe essere una mappa? Sì, potrebbe essere una mappa, però è una mappa che se tu la sfondi, come diceva Cechin, sfonda la mappa. C'è vuoto di. C'è sul territorio, no? Cioè, è una mappa che però non ha un territorio, cioè non c'è dietro qualche cosa, mentre nella prima tu dici c'è sacro, c'è profano, eccetera, eccetera, allora, costruisci una mappa che ha un territorio, nella seconda come se, non so, nel nostro campo, per esempio, quando tu racconti un caso clinico, almeno io vivo così nel mio campo, quando io racconto un caso clinico sono in una posizione in cui io sono dentro, no? Sono fedele, no? Entro dentro nel vaso, che era la cosa prima. Quando ti dico, faccio una diagnosi, giusto o sbagliato che sia, pervertito in qualsiasi modo la faccia, sporco, fascista, psichiatra, psicoterapeuta, merdoso, che fai le diagnosi, dovresti essere dannato tu e tutta la tua stirpe. Quando fai una diagnosi tu distingui la mappa dal territorio, cioè fai una cosa diversa, cioè
lì hai bisogno di avere un'idea in cui hai una mappa e un territorio. E però anche lì sai che territorio non è una mappa. Cioè tu fai la diagnosi, ma la diagnosi invece ha a che fare con il territorio. Cioè il tuo paziente, perché quando tu fai la diagnosi c'è davanti un paziente, il tuo paziente non è la diagnosi. Scusa, mi hai raccontato cosa tu mi ricordi, tu hai raccontato la mappa, ti descrivi la mappa. Molto sempre perché ti racconti, perché ti racconti un linguaggio, perché ascolti con le cure, orecchie con la tua mappa, usando un linguaggio così già, come dire, un po' più incitare dei dati, come dice, non ho la lingua e non la mia, parlo sempre la posso governare anche la lingua, la mappa è formata da un sistema, no, di significanti che non corrispondono a un significato. E quindi anche in questo ci siamo sempre, come diceva Giacchino, no? Ci muoviamo sempre su mappe. Sì, è chiaro che quando io racconto un caso clinico una mappa, però il caso clinico io lo racconto come, voglio dire, se non fosse un caso clinico, non so, il visconte dimezzato, caso clinico del visconte dimezzato, caso clinico del cavaliere inesistente, caso clinico della, c'è una volta un signore che andava in giro con un'armatura, però si può aprire l'armatura, dentro l'armatura non c'è nessuno. Allora, lì non c'è il territorio, nel senso che, allora, almeno nella mia esperienza, quando io racconto un caso clinico, il caso clinico è un racconto che trae spunto da una situazione di persone che ho incontrato. Ma intanto devo rispettare alcune norme, come dire, di privacy, per cui li cambio i nomi. Allora, io posso decidere di cambiare i nomi per caso, ne fanno molti che presentano i casi clinici, cioè i casi clinici del DSM, perché lì c'è un libro, i casi clinici del DSM, sono delle cose lì, abbiamo infatti stanno qualcuno anche gli studenti. Loro gli danno il nome e se lo inventano. Ma cosa vuol dire se lo inventano? Vuol dire lo danno a capocchia. Io per esempio, di solito quando do un nome a un caso clinico, ci sto a pensare un bel po', perché per me è importante il nome, perché non devo dargli il nome della persona che ha, però devo dargli un nome che ha a che fare con la storia di questa persona. Per cui a Giacobbe Liberati, gli ho dato Giacobbe Liberati perché lui mi sembrava simile a Torquato Tasso, perché delirava un po' come quella famosa lettera di Torquato Tasso in cui i Tocchi dicono i bambini che vengono qui, eccetera. Oppure Era, nell'ultimo libro l'ho chiamata Era perché era una Minerva, insomma, era una donna esplosiva, potentissima, no? Oltre a essere una donna enorme, insomma, no? Quindi non poteva, scusami, non una Minerva, un nome, no? Oltre a essere, era la moglie di Zeus, insomma, no? Quindi i casi clinici, per esempio, uno può già dal nome vedere che sono un'opera letteraria, quindi che in qualche modo appartengono alla fiction. Quindi sono diversi, no? Cioè i casi clinici non sono veramente i casi clinici, non è che tu porti nel libro il caso clinico, ma come fai? In allegato assieme al volume c'è anche il signore di cui è costosissimo questo libro perché la puoi vendere una copia sola. Su questo fatto, cioè la mappa, come fai la diagnosi, c'è una mappa sostanzialmente. Quando racconti un caso, no, non è una mappa. Ora è una mappa diversa, non è la stessa mappa. Sì, non è assolutamente. Mentre io devo scrivere, che lui fa? Cioè, non so che lui lo conoscete, ma no? Montagna Sacra, poi adesso la magia, eccetera, la psicologia, che appena uscito, non so, astrologia. Lui come fa? Alessandro come terapeuta, come particolare, come
Io dirò sì. Sì, sì, ho sentito. Però oppure gli sciamani, no? Che appunto interpretano il sacro e lo proprio agiscono il sacro. Non hanno mica problemi loro. Però è l'unico modo per potersi curare. Sì, e lo fanno. Non vorrei dire calpestare qualcosa. Sì, non mi viene in mente mentre parlavate. Quanto tutto il sacro, tutto questo discorso che stiamo facendo, ha a che fare col potere del linguaggio e con, non so come dire, la potenza che dà il dominare le cose col linguaggio. Wittgenstein parlava nel Tractatus del mistico e faceva appunto il primo Wittgenstein e quanto appunto ciò che è sacro ha a che fare con il non dicibile o il non troppo controllabile col linguaggio, quindi col corporeo, a volte col sintomo, con tutto quel magma, il pleroma, non so, brutto lì, associazioni, cose. Sì, Wittgenstein per me ci sono due aspetti, uno è questo appunto, il primo Wittgenstein che dice l'indicibile e il mistico, no? Che è fantastico, l'indicibile finisce così. Sì, perché poi lui è impeccato, fa questa forma. Su ciò di cui non si può parlare, è bene tacere. Incredibile, no? Queste frasi lapidarie che però ti fanno l'indicibile e il mistico. Poi invece nel secondo Wittgenstein, che io non sono d'accordo con molti filosofi che dicono che il secondo è la continuazione del primo, cioè secondo me è un messaggio molto forte, perché invece poi fa tutto questo discorso sull'uso, su non possiamo dire, no? Possiamo usare l'inglese, non possiamo dire certe cose, cioè la grammatica, tutto. Non posso dire, questa è fantastica, un'osservazione sui colori, non posso dire di un bianco che è trasparente. Se pensate, è fantastico questo libro, è vero, no? Cioè, questa è un'idea mistica, ma non posso dire che è un'intuizione fantastica. Questo qui è bianco. Questo qui è bianco. No, non è trasparente. È impossibile di un bianco dire che sia trasparente. Questa è una roba di... No, non credo che sia Wittgenstein prima. Però Wittgenstein dice, non posso dire di un bianco che è trasparente. Cioè, grammaticalmente non posso dire. Poi dopo c'era Deleuze che non, invece a Deleuze non piaceva tanto. Nella Besseder dice sei la mort della filosofia, l'assassin della filosofia, no? Sei l'assassin della filosofia, no? E ce l'aveva proprio a morte, come visto, perché era quelle tre cose fuori, nella seconda, sì. Perché è la Claire Parlena, questa bellissima donna. Per cui pare che i segnali di Deleuze andassero tutti perché c'era quindi non era per lui, no? Almeno una volta intervistano, c'era un'intervistatrice che intervista un ragazzo che sta uscendo e gli dice ma come mai viene ai seminari di Deleuze? E questo gli risponde, ah, vengo per crepare, ma di Deleuze non gli interessa, no, non capisce niente quello che dice, ma è una donna fantastica, bellissima, io vengo più per Deleuze, una volta e come si fa per quella bellissima per questa. Ma ci sono dei video di un fotografico. Non è così supposto efficientemente che mi dice che sarà possibile per me naturalmente. Era anche intelligente. E quindi sappiamo. Lei la intervista fa questo a Messederi in cui si vede. Ah, ecco, no, perché sennò non capisco. E alla W non sapevano cosa mettere, lei gli dice alla W ti ho messo Wittgenstein, e lui risponde, allora salta. Come salta? E lui dice, l'assassin della filosofia, come non si fa filosofia, come non bisogna fare filosofia, c'è l'assassin della filosofia. Io credo che si trattasse anche di un momento, perché poi nelle genere cambiamo anche spesso di opinioni, credo che ci sia molta più vicinanza o comunque anche Foucault, il potere del linguaggio di cui parlavi prima moltissimo, un po' di quella, certo, il problema della costruzione del... Sentite, sono le 8:10, facciamo un intervallo, finiamo.
finiamo bevendoci un caffè. Io non ho portato alcolici, forse. Beh, intanto anche tere, penso, ho visto che c'è di una. Tu non vuoi bere qualcosa da noi? Vuoi un caffè? Un bicchiere di vino? Non sei a casa. Sì. Sì. Anche noi abbiamo finito. Sì. 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 Certo. Allora, la prossima volta io farò un tentativo col mio Macintosh che è in riparazione. E magari vediamo se riusciamo a portare anche un paio di casse. E così forse riesce a sentire di più. Cioè noi sentiamo più te, quindi riesci a partecipare un po' di più. Io sono convinto che con il mio Macintosh, magari con un microfono che mettiamo qua in mezzo, lo sentiamo. Grazie. Ciao. E quindi proseguiamo. Se qualcuno vuole bere un caffè, eccetera, cosa vi piace, vi interessa, volete continuare? Se qualcuno vuole ritirarsi, ma io penso. Sicuramente i primi due capitoli dove gli angeli esitano. Poi c'è una biografia. Io intanto che parlo vedo sempre dei testi. Comunque, i primi due capitoli di dove gli angeli esitano. Con gli occhi di Fulvia anche c'è, no? Conosci? Sì, con gli occhi di Fulvia è un'opera di Merica di Mercedes in cui parla di della sua vita. È un'altra biografia. Sì, vedere, potete guardare, se avete la Sacra Unità, potete guardare alcune componenti della socializzazione per la trans, quindi magari la prossima volta tentiamo un esperimento di trans, che è il capitolo sesto di Per la Sacra Unità. C'è un'altra della Sacra Unità, magari ci arrivate, che mi è venuto in mente in tutto il tempo. Sì. Si chiama La struttura morale dell'adattamento umano, mi sembra. Sì. E io l'avevo studiato per un esame di azione estetica ed era interessante perché metteva insieme le tre cose che mi ha detto, cioè sacro, etica e bellezza. Cioè quello che lui mi diceva in soluzione, che io mi ricordo ho detto molto male, è sostanzialmente che esiste forse una sensibilità etica che è di tipo estetico, cioè che viene quindi dalla sensazione che consiste in una capacità istintiva di cogliere i legami tra le cose. E per esempio diceva il pollice verde, in questo senso noi possiamo considerarlo una forma di sensibilità estetica e etica, e appunto poi collegava questa cosa, infatti il saggio si chiama La struttura morale dell'adattamento umano, no? È un saggio abbastanza breve. Alla percezione del sacro e della bellezza, e mi sembrava proprio, come dire, c'entrava la Genesi, cioè tutti i passaggi che abbiamo nucleato. E ne prendevo un altro che a me è molto caro, infatti in cui ho pensato in tutto questo seminario, che è l'aspetto della natura, che per me cioè, con il sacro ha moltissimo a che fare, no? E infatti pensavo a Dioniso, alla Zoè, di cui parla Cherenì, come senso del sacro Zoè, da cui zoo, animale, zoologia, no? E che ha proprio a che fare, animale, anima, cioè... e che ha proprio a che fare con tutto questo aspetto del sacro più legato anche a un pieno che però non è né mappa né territorio. E... Sì, è interessante perché il messaggio che tu stai leggendo, guardavo una parte che ho sottolineato, che sembra che anche i grandi insegnanti e terapeuti evitino ogni tentativo diretto di influire sulle azioni degli altri e cerchino invece di instaurare, parla dei grandi, non di noi, di me,
e cerchino invece di instaurare le situazioni o i contesti in cui, questa è una risposta molto importante, grazie, cerchino invece di instaurare le situazioni o i contesti in cui certi cambiamenti, di solito specificati in modo imperfetto, possano avvenire. Cioè, noi cerchiamo di realizzare dei contesti dentro i quali, se le persone vogliono, possono. Infatti, quando appunto parlavo di questo, parlavo di etica e di pazienti e di sacro, a me viene in mente che il sacro è una cosa che ritrovo, è come dire, devo entrare in contatto, no? Quindi non è tanto la mente, non utilizzo tanto la mente quanto utilizzo le emozioni di pancia per sentire l'aspetto sacrale di una cosa. E soprattutto nelle relazioni il sacro non sta in me o in te, ma io lo vedo proprio nella nicchia relazionale, no? È costruito proprio lì, lo sento proprio lì. E forse quando si crea quell'aspetto sacrale, che non è mai una cosa immediata, ma è, come dire, una danza, no? Un aspetto di costruzione, forse lì c'è il luogo del cambiamento. E vedo anche l'aspetto del sacro come non un qualcosa di fisico, di fisso, no? Ma qualcosa di fluttuante, in continuo divenire. No, mi veniva in mente a proposito di questo, proprio una seduta che ho fatto recentemente, con una donna che mi diceva, io purtroppo mi capita questo, che molto spesso simulo degli orgasmi con mio marito, mentre facciamo l'amore. Ma il problema mio è che a volte ne simulo 4, 5, 6, no? E invece non ne succede neanche uno, no? E cosa posso fare, insomma, questa cosa qui di simulare? Poi è venuto fuori l'iperdescrizione di lei rispetto a sua madre, che invece era psicotica e che diceva, per esempio, incontrava la gente per strada e diceva: senti, ma tu hai degli orgasmi? Lo scopri con tuo marito, girava con una tuta da operaio, eccetera. E lei, per compensare, per difendersi, ha questa iperdiscrezione, per cui fa amore con suo marito e tutte le volte, come dire, deve avere per forza, no, l'orgasmo. Allora, appunto, dice, e a volte ne simulo. Il problema mio è che io esagero, certe volte non ho neanche uno, ne simulo 4, 5, no? Sono tutti simulati. A volte no, ce l'ho l'orgasmo, ma a volte ne simulo 4 o 5, anche se non ne ho neanche uno, no? E allora io le domando, cosa succederebbe se lei la prossima volta che fa l'amore e non ha l'orgasmo? Io dice, stavolta non trovo, cosa pensi che succederebbe? E guarda, mi fa, non lo so, non ci ho mai pensato. Allora viene la successiva e mi dice, gliel'ho detto, abbiamo avuto dei rapporti sessuali, una volta abbiamo avuto un rapporto sessuale e io non ho avuto l'orgasmo. Finito il rapporto, io gli ho detto, senti, non ho avuto, è stato molto bello, ma non ho avuto l'orgasmo. E lui la guarda così e dice, come non hai avuto l'orgasmo? E dice, sì, ma non ho avuto l'orgasmo, ma non stai tranquillo, cioè mi è piaciuto tantissimo, è stato meraviglioso, eccetera, eccetera, però non ho avuto l'orgasmo. A me piace anche così, anzi assolutamente, a volte addirittura preferisco, fantastico. E dice, la sera dopo che ha fatto l'amore, alla fine della relazione, io ho avuto un orgasmo fantastico, eccetera, eccetera, alla fine della relazione, lui mi guarda e mi dice, non ho avuto l'orgasmo. Lei dice, l'ha fatto per il picca. E io la guardo e dico, fantastico, adesso avete quattro possibilità, prima di andare da solo, prima, cioè non si poteva desiderare tanto prima, perché prima avete questo obbligo di avere tutti e due l'orgasmo. Adesso potete non averlo nessuno dei due, può averlo lui e lei no, può averlo lei e lui no, oppure potete averlo tutti e due, no? Su quattro possibilità invece di una, no, fantastico, è meraviglia, no? Potete fare amore in tanti modi diversi, senza bisogno di cercare di avere a tutti i costi l'orgasmo, se viene benissimo, viene, va bene lo stesso, insomma. Allora, sì, ma questa qui però è più una cosa da donna che da uomo, non è che lei è gay. Oh, grazie a tutti.